Luciano Marinucci, sindaco del comune di San Giovanni Teatino, a che punto siamo nel suo comune con la campagna vaccinale? Sappiamo che da mercoledì partirete con gli over 80, ma altre vaccinazioni già sono state fatte. Sì, in un giorno e mezzo, sabato e domenica scorsa, abbiamo fatto tutti gli insegnanti residenti sul territorio, 260 vaccinazioni in un giorno e mezzo. Ovviamente AstraZeneca ha una procedura molto meno complessa di Pfizer e ha bisogno della presenza di un farmacista. Ovviamente questo risultato l'abbiamo portato sul tavolo dell'ASI, abbiamo preteso di poter vaccinare i nostri anziani a partire da mercoledì, giovedì e venerdì con la disponibilità che l'ASI ci ha dato e che sono iscritti al portale regionale. Mi hanno mandato un elenco che va dal 1921 fino al 1941, a distanza di 54 anziani alla volta, cercheremo di vaccinarli tutti in brevissimo tempo. Ovviamente vogliamo evitare che succeda quello che è successo in generale, cioè i furbetti, quelli definiti furbetti dei vaccini. In sostanza si tratta di persone che piuttosto che sprecare il vaccino sono state vaccinate. Le modalità sono purtroppo difficili da comprendere. Allora noi organizzeremo con la ASL una lista di riserva che potrebbero essere i fragili, le categorie fragili o disabili o gli anziani che magari dal giorno prima possono essere in anticipo alla sera in cui vacciniamo. Insomma.